L'Agamennone di Eschilo, l'Edipo re di Sofocle, queste le tragedie greche illustrate nella sua relazione dalla professoressa Giuseppina Bastadonzelli, già docente ordinario dell'Università di Catania, nel corso dell'incontro dibattito organizzato, così come avviene già da molti anni, dal Comitato Nisseno della Dante Alighieri e dal Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo. Il ritorno alla tragedia greca è quanto mai opportuno e nell'Agamennone di Eschilo, la prima delle tre tragedie che fanno parte della trilogia, l'unica trilogia che ci è arrivata intera, Agamennone, Coefore, Eumenidi, il problema viene affrontato, il problema della guerra. Tante le tematiche trattate all'interno delle due tragedie che sono state analizzate nel pomeriggio del 18 maggio sul palco del Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII. La concezione che della donna avevano i greci, la donna che non vale nulla neanche dal punto di vista generativo. Consideri che addirittura gli uomini erano convinti di essere loro a generare, mentre il grembo della donna era semplicemente un contenitore di trasmissione, cioè siamo a questi livelli assurdi. E ancora, alla fine della trilogia, con le Eumenidi, che erano le erinni che dovevano vendicare il sangue degli avi, abbiamo una grandissima novità, l'istituzione, grazie ad Atena, del Tribunale Ateniese. Qual è il concetto di fondo? Il concetto di fondo è l'hubris anthropon, ossia la tracotanza degli uomini. La tracotanza degli uomini suscita l'invidia degli dèi. Lo stesso problema si occuperà anche Sofocle, però in maniera diversa, dicendo che intanto non è l'hubris anthropon, lei tra la tracotanza è la colpa dell'uomo che va punita. E Sofocle affronta il problema dal punto di vista della sofrosione, da un punto di vista completamente diverso, e la professoressa Basta lo esaminerà nella grande tragedia dell'Edipo Re, che sarà presentata a Siracusa proprio adesso, in questa stagione teatrale. Edipo è la persona convinta di avere commesso il bene, anzi, lui si comporta sempre bene, e però commette colpa inconsapevolmente.